noi siamo in compagnia di Don Alberto Lorenzelli, che è il responsabile, pensate, del centro Italia dei Salesiani. Cioè lui praticamente gestisce 549 salesiani. 549 salesiani. Intanto do il ben trovato qui in Sardegna. Grazie. La prima domanda che gli faccio: ma quanti salesiani ci sono nel mondo? Dunque, nel mondo siamo presenti in 132 paesi del mondo e siamo 17.000 salesiani. Ci occupiamo di educazione, di promozione dei giovani, di creare cultura e creare integrazione con i vari paesi e offrire delle opportunità e delle speranze ai giovani di oggi. Certo che nel 1841 Don Bosco ha avuto un'intuizione mica da ridere, perché comunque è stato forse uno di quei sacerdoti che in un momento anche importante nella Chiesa, con tante difficoltà, ha creato aggregazione, ha creato insomma unione. E nel 1841 proprio Don Bosco era prete novello e si incontra con un giovane, Bartolomeo Garelli, e in quella sagrestia della Chiesa di Torino un piccolo muratore diventa l'inizio dell'attività di Don Bosco e della grande intuizione di Don Bosco, che voleva occuparsi dei giovani, offrire ai giovani delle opportunità nella vita, soprattutto a quelli più svantaggiati, perché lui pensava che bisognava dare di più a chi ha avuto di meno. E poi l'altra intuizione è che li voleva onesti cittadini e buoni cristiani, un'educazione integrale che col passare, ecco, dell'educazione, incontrandoli nello sport, nella musica, nell'arte, nella cultura, potesse offrire anche l'incontro per una visione cristiana della vita. Ma i salesiani, Don Alberto, ma i salesiani hanno cambiato in qualche modo anche il modo di pensiero della Chiesa? Dunque, io credo, ecco, che l'intuizione di Don Bosco ha portato alla Chiesa ad avere un'attenzione maggiore per i giovani. Sicuramente nel 1841, quando Don Bosco ha iniziato, tutta l'attenzione era per il mondo degli adulti, per il mondo che conta, delle responsabilità a livello istituzionale, a livello ecclesiale. Don Bosco invece è partito pensando, ecco, a quel mondo, ecco, che non era riconosciuto, quel mondo, ecco, di giovani ragazzi che dai paesi venivano a cercare futuro e speranza nella città di Torino, a quelli, ecco, che purtroppo anche si erano macchiati a livello penale. Per tutti questi ha avuto un'attenzione, perché Don Bosco diceva che anche nel giovane più disgraziato c'è un punto di bene e il salesiano deve scoprire quel punto di bene e partire da quello per costruire il bene. Io credo che sia questa la grande intuizione che Don Bosco ha portato sia al mondo istituzionale, in un momento in cui il governo chiudeva le congregazioni religiose, Don Bosco ne apriva una. Nel momento in cui la Chiesa si ripiegava su se stessa, Don Bosco si apriva alla società, al territorio, tant'è vero che ha voluto, fondando la sua congregazione, una struttura molto leggera, non ci ha chiamati superiori, provinciali. Per esempio, io rivesto il ruolo dell'ispettore, nelle nostre comunità c'è il direttore, tutte figure che rappresentavano il mondo istituzionale e laico di quel tempo, proprio una visione laica ma con un cuore profondamente cristiano. Guardi, io sono incuriosito da questo mondo dei salesiani, però le faccio una domanda. Ora siamo in un momento anche importante della nostra vita, l'avvento di internet, che in qualche modo ne abbiamo parlato un po' in tutta questa fase dell'Olimpiade di quartiere, cioè creare aggregazione, anche perché purtroppo internet, seppur è una cosa importantissima che crea comunicazione in qualche modo, però tira via i ragazzi dalla strada, dallo sport e quant'altro. Ecco, ma la domanda che io le faccio è sicuramente questa, ma poi è anche un po' nel passato, cioè i salesiani come stanno vivendo questo momento,
ma come hanno vissuto per esempio il momento della guerra, prima, la seconda guerra mondiale, con tutto quello che è successo anche nel mondo della Chiesa? Dunque, è un po' una domanda un po' troppo... No. Don Bosco, che è stato un grande sognatore, si è saputo adattare al proprio tempo, cioè ha interpretato il suo tempo e ci ha lasciato proprio come segno fondamentale che il salesiano è colui che non geme sul proprio tempo, ma lo vive, lo interpreta, cerca in qualche modo di realizzarlo, perché spesso con noi diciamo che i giovani sono il futuro, e invece Don Bosco ci diceva che i giovani sono il presente. E su questi giovani che noi dobbiamo investire. Allora, a me non preoccupa quel mondo dei giovani, perché i giovani non sono una preoccupazione, non sono un problema. I giovani sono una speranza e sono questi. Molte volte una preoccupazione, un problema è il mondo degli adulti, che non li sa capire, che non li sa interpretare, che non sa stare a fianco a loro e capire i grandi desideri e le grandi speranze che hanno dentro. Allora mi sembra, ecco, che il mondo di oggi, sia i giovani cibernauti, sia i giovani che si muovono, ecco, su un mondo che un tempo non pensavamo, credo, ecco, che dobbiamo interpretarli lì e anche noi entrare nel loro mondo. Don Bosco diceva: amate i ragazzi, amate le cose che amano i ragazzi. Amando le cose che amano i ragazzi, anche loro ammeranno le cose che voi gli proporrete. Ecco, mi sembra, ecco, che questo sia il modo di mettersi a fianco. Lei mi diceva però, il nostro secolo, il secolo che è passato, è stato segnato da momenti difficili. Penso al tempo della guerra. Beh, noi abbiamo avuto tanti salesiani al fronte, perché al fronte c'erano i giovani che dovevano andare a fare la guerra, a dare coraggio, a dare speranza. Noi abbiamo avuto, con molti dei nostri istituti, sapere interpretare il momento difficile. Noi abbiamo accolto in molti dei nostri istituti, penso qua a Roma, penso a Genova, penso da altre parti, mentre si infuriava una battaglia contro anche gruppi etnici, abbiamo ospitato ebrei e li abbiamo raccolti nei nostri ambienti per poter salvare la loro vita. Ma abbiamo anche raccolto nei nostri istituti anche tedeschi che, stanchi della guerra, cercavano un modo per disertare la guerra perché erano stanchi di vedere morte, di vedere distruzione. Abbiamo accolto chiunque, perché Don Bosco voleva che i nostri istituti, le nostre case, i nostri oratori, i nostri collegi fossero casa che accoglie, scuola che insegna per la vita, parrocchia che evangelizza e un cortile per incontrarsi.